Ragazze, sono tornata con un altro video prima di iniziare. Volevo dedicare due parole a Mia, Gnappetta. Solo ora ho visto il suo video perché non ho avuto modo di vedere il suo video. Non ho acceso il computer né ho controllato YouTube su Google cellulare. Sono rimasta malissimo, malissimo perché non voglio che si verifichi la stessa cosa che è successa ad Erika, che lascia il canale. A me piaceva tantissimo. E più o meno le offese, insomma, delle ragazze erano simili. Le stronze, insomma, secondo me si sono spostate da Erika a Mia. Lei ha spiegato che per motivi personali lascia per un periodo il canale YouTube, ma penso anche che una ragazza, insomma, già è triste per problemi suoi, poi vai a vedere sotto ogni video che pubblichi e trovi sempre una stronza, le stronze di turno che ti offendono e ti scrivono cose davvero cattive, ti passa, insomma, anche un po' la voglia, quindi la colpa la do anche a quelle stronze davvero che non hanno un cazzo da fare dalla mattina alla sera che offendere la gente. Tra l'altro Mia, come me, gli hanno dato dell'analfabeta che non sa parlare perché lei parla in romano nei video, che è una cosa che adoro, mi schiatto dalle risate, ma è troppo simpatica davvero. Io penso che le ignoranti della situazione sono proprio quelle persone che la criticano, che la giudicano, che la offendono, perché non sanno vedere, non hanno saputo vedere la sensibilità che Mia ha. Ci ha fatto conoscere delle cose della sua vita che poteva anche tenerle per sé, cose personali, delicate, private, e che tu vai a scrivere cattiverie gratuite sotto ogni video di questa ragazza, cioè, e sai quello che ha subito, sai quello che è successo, sinceramente, cioè, chi fa schifo, chi è ignorante, cioè, se proprio tu. Quella persona che scrivi e ti nascondi dietro a un computer, dietro a uno schermo. Noi qui ci mettiamo la faccia, quindi almeno abbi le palle di fare un video risposta. Fai un video risposta e dici tutto quello che hai da dire. Vieni apprezzato di più, non che ti nascondi dietro a uno schermo e critichi la gente. Detto questo, ragazze, io mando un forte abbraccio a Mia, io spero che potrà vedere, cioè, gli capiterà di vedere il mio video e apprezza, insomma, il mio gesto. Io ho una ragazza che adoro, ogni volta che vedo sulla mia pagina iniziale Gnappetta nuovo, subito vado a vedere il suo video perché mi piace tantissimo. Insomma, spero di rivederti presto qui su YouTube e ti auguro di risolvere tutti i problemi personali che hai. Allora, ho fatto questo nuovo video. In verità non avevo voglia di girare video. Ho fatto questo video perché volevo dedicare veramente un pensiero a Mia e ne ho approfittato anche perché non so se riuscirò a girare un video per farvi vedere il mio beauty case da viaggio. Non so se riuscirò a girare i video perché, allora, vabbè, lunedì lavoro, martedì chiudiamo, per agosto vado tipo in un agriturismo con il mio fidanzato vicino a Palinuro e, insomma, vado a passare la giornata lì in piscina, poi si pranza a base di carne, non lo so, una cosa di un amico suo, quindi non lo so davvero. Comunque, visto le foto, è davvero molto bello. Se riesco a portarmi la macchina fotografica, perché semmai vi faccio qualche foto. Anche perché la mia macchina fotografica, ragazze, fa veramente cagare, quindi non so se riesco. Cioè, in verità mi metto quasi vergogna, perché tutte quante queste ragazze con queste le Canon, la Reflex, tutta bellissima, queste foto sembrano cartoline, mi presento io con una macchinetta di merda, cioè mi vergogno quasi un po'. Comunque, e insomma vado lì. Poi comunque tutta la settimana lavoro, poi sicuramente sarò assorbita dai preparamenti per la partenza, quindi avevo paura di non riuscire a girare il video del beauty case da viaggio. E il beauty case in questione ve lo faccio vedere, questo qui della Lancôme, che gli hanno dato a mia madre anni fa. Ed è comodissimo, è fatto tipo valigettina, dalla webcam sembra enorme ma non lo è, ed è molto capiente, ci va veramente di tutto, per farvi capire. Ero indecisa se portarmi pennelli da viso, da ombretto, eccetera, eccetera, poi vabbè, ho tagliato la testa al toro, ci ho messo direttamente dentro il mio set di pennelli, perché c'entrava, e ho messo, insomma, questo qui
dell'Alnico, che voi conoscete bene, con tutti i vari pennelli all'interno. E qui ho detto, vabbè, come pennelli sto a posto. E poi va bene, ne ho messi alcuni, insomma, qualcun altro, giusto solo per quanto riguarda gli ombretti, in verità. Ovviamente poi i pennelli che vedete, insomma, li dovrò lavare prima che me li porto lì, è solo per farvi vedere quello che mi porto. E infatti mi porto, oltre al set di pennelli, quello lì, mi porto, se riesco a trovarlo, questi due pennelli. Questo è quello lì della Catrice, che mi ha regalato una mia iscritta, mi ha mandato un pacchettino, e mi ha regalato questo, la matita Chanel che mi avete visto nel tutorial, e le salviettine struccanti delle Hello Kitty, che in un mio video avevo detto che mi piacevano tanto, e mi ha mandato questo pacchettino, me l'ha fatto veramente contenta, anche perché la Catrice a Salerno non c'è, quindi mi ha fatto davvero piacere. E questo è il pennellino della Catrice, molto piccolo e compatto, e io c'avevo già, insomma, questo qui di Essence, che dovrò lavare, insomma, tutti e due, solo per farvi vedere cosa mi porto. Poi con pennello, come pennello ho portato anche questo qui, che è per nail art, però io lo utilizzo per gli ombretti in crema, perché ha le setole sintetiche, mo è sporco come potete vedere, e quindi con queste setole sintetiche le utilizzo per prelevare i prodotti in crema. E poi come altro pennello mi sa che non ce n'è, oppure se ce n'è ve lo farò, cioè, c'ho la Splash Cosmetics, che ha da una parte l'ombretto e da una parte l'eyeliner. Poi penso che veramente ho finito come così, come pennelli. Se ne uscirà qualcun altro, perdonatemi, volevo fare una cosa settore per settore, però. Poi vabbè, per le sopracciglia ho portato la pinzettina e la forbicina per aggiustarle, se nel caso, ma sicuramente. Poi come prodotti occhi ho portato la palettina della Sunclub, questa qui è la 02 Long Beach, con questi colori qui, che mi piace tanto. Ed essendo piccola e compatta si può trasportare, insomma, facilmente. E porto questa qui. Poi porto con me anche la palettina della Physian Formula, che la utilizzo davvero per tutto. La utilizzo per il viso, la utilizzo per gli occhi, sia come terra e anche come terra. Blush, terra ed occhi, non potevo lasciarla a casa. Ed è questo prodotto qui, che ho realizzato un tutorial solo con questa palette, quindi è davvero molto bella, molto piccolina, facile da trasportare. Poi, come altra palettina e come palette, insomma, basta così, mi porto questa qui della Beauty Kay. Ero indecisa tra portarmi questa qui o quella della Naturel Disley con la Storm, che è leggermente più grande, però ho pensato, i colori scuri li uso davvero pochissimo, dipende se devo andare da qualche parte, qualche serata. E insomma, uno smokey eyes va sempre bene. E ho detto, vabbè, mi porto questa qui della Beauty Kay, che è piccolina e compatta, e c'ha all'interno comunque il bianco, il panna, il marrone, il nero, che è scriventissimo, e il borgogna. Quindi alla fine c'ho qualche colore per realizzare uno smokey eyes, non è necessario portarmi la palettina della Stick, che è un pochettino più grande, però comunque mi occupava più spazio. Io ho portato questa. Poi, come ombretti in crema, mi porto, se riesco a trovare, questo qui dell'Astra, che vi ho fatto vedere nei prodottini che ho acquistato di recente, ed è un rosa salmone con all'interno delle perlescenze dorate, bellissimo. L'unica pecca di questo ombretto è solo il prezzo, perché per essere così piccolino costa 3 euro, mentre gli Sale Day di Essence costano 3,49 euro, però il prodotto ce n'è il triplo. E ho portato questo qui, che è il Glammy Ghost Tulle 02 di Essence, sempre Stay All Day.
lo 02, se non me lo metto dritto. Eccolo qua. E poi ho portato un altro sale day, questo è lo 01, il copyright, che sono comunque dei prodotti che io utilizzo quotidianamente, gli ombretti in crema. Mi piacciono tanto, sono luminosi e ci impiego davvero pochissimo per realizzare un trucco. E in vacanza, insomma, è importante perché non è che ho tutto questo tempo, insomma, per truccarmi. Poi, questi tre ombrettini qua. Sempre per quanto riguarda gli occhi, ho portato una base, le Love Stage. Poi, come mascara, ho portato questi tre. Ho portato il Multi Action Mascara di Essence per un effetto più naturale. Il Pupa Vamp per un effetto ciglia finte e per volumizzare ovviamente le Love Extreme di Essence. E ho portato questi tre mascara qua. E come liner ovviamente non poteva mancare il gel liner di Essence, questo è lo 01, il Midnight in Paris, che io sto sfruttando tantissimo, devo dire la verità, oramai utilizzo solo questo. Ho accantonato persino il Black Track di MAC, ma perché è meno intenso di questo qui. Vediamolo bene. Poi per il viso, ho portato questo correttore qui, che è lo Stay All Day Concealer di Essence. A dire il vero è abbastanza chiaro, però sono andata a vedere da Essence, non è che ha, questa è la colorazione 10, non c'è una più scura, cioè io credo che un correttore per l'estate sia impossibile da trovare. Comunque mi sono portata questo qui, che come potete vedere sta quasi alla frutta, sta per finire. E per amalgamare bene, insomma, amalgamarlo bene con l'incarnato, ho portato questa cipria di Essence, che è ancora in vita, che è abbastanza, vedete, più o meno la pelle, richiama il colore della mia pelle, e la tampone, insomma, questo correttore qua, con questa cipria qua, come ho fatto anche oggi. Ho utilizzato sia il correttore di Essence che la cipria, e come potete vedere non c'è uno stacco. E ho portato, insomma, mi porterò questi due prodotti. Poi, sempre per il viso, secondo che li prendo tutti in modo tale che non sto qui 3 ore a tenermi. Un attimo questo. Sempre per il viso, come illuminante ho preferito portarmi questo qui della Fan Club di Essence, che lo posso utilizzare anche per il décolleté. Non ho preso quello lì della ultima della Revlon, semplicemente perché non lo posso sfruttare per il décolleté. Questo qui invece, con questo piumettino molto carino, che purtroppo mi si è rotto, lo uso tranquillamente anche per il décolleté, a parte che ha un effetto che io adoro. Specchiettino. Questa è una delle confezioni di Essence che mi piacciono di più, devo dire la verità. È questo qui. Poi, sempre per il viso, come blush mi porterò con me il Maybelline Dream Mousse Blush, questo qui color pesca che ho anche adesso. Qui sembra un color melone, in realtà è molto più sul rosa, non so se si può apprezzare. È molto leggero, lascia questo bel color pesca e insomma veloce, tatta, si stende bene, lo porto insomma con me, poi è piccolino. E poi con me porto il fardo duo Astra, che ha la parte con la terra
che è la più scura che ho, e dato che io già so che comunque mi abbronzo in Grecia perché sarò tutti i giorni a mare, già testato l'anno scorso, preferisco portarmi questa qui, che è la terra più scura che ho, con questa sottospecie di illuminante. Infatti, se lo si stende bene, rilascia solo dei glitterini color oro, non è un vero e proprio colore, color mattone. Lascia solo questi microglitterini che si vedono a stento, però si vedono. E poi, per ultimo, sempre per quanto riguarda il viso, porto con me questo qui della Beauty UK, che posso insomma sfruttare a diversi colori, lo posso utilizzare per vari look. Posso utilizzare sia la parte rosa che la parte tipo marroncina rosa, rosso marroncina, rosa marroncina. E poi ci sta il bianco, che lo posso sfruttare tranquillamente come illuminante. È molto carina, e quindi per evitare di portarmi 50.000 blush mi porto questo qua. Come prodotti ho dimenticato, come illuminante sempre per il viso, porto questo qui dell'Astra, che è un correttore in penna, Fluid Cover Pen, che io utilizzo per l'arcata sopraccigliare, o per coprire insomma l'arcata sopraccigliare, perché come correttore non copre niente, e porto questo qui con me. Poi, come rossetti lucida labbra per insomma, le labbra, porto con me la tinta Beauty UK Lip Vinyl, questa qui che io adoro, il lucida labbra della linea Fan Club di Essence, questo qui, corallo. Poi porto con me il rossetto corallo della Physian Formula, la linea Happy Booster. Infatti sto aspettando da mia cugina, la mia cugina dal Canada mi ha spedito insomma tutta la collezione. Questo qui. Poi questo lucida labbra della Splash Cosmetics, che ho sulle labbra, questo nude stupendo. E il rossettino della NYC, il Fragile Pink. Insomma, come rossetti, due rossetti e tre gloss. Niente ragazze, questo è il mio beauty case da viaggio. Non so se aggiungerò o toglierò qualche prodotto, non so, non lo so, so solo che più o meno questo vi voglio portare. Vorrei girare anche quello dei prodotti per viso, viso, corpo e capelli, però non so se riuscirò ad avere il tempo, spero di sì, e vi farò vedere anche cosa mi porterò, in vacanza per quanto riguarda la cura del corpo. E niente, io vi mando un forte bacio, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un commento e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze!